Se muore la pastorizia, muore una parte di Sardegna. Il comparto del latte è in crisi e l'economia, che ha scritto parte della storia della nostra terra con i suoi valori, è al tracollo. Servono programmi e riforme concrete, ma la classe politica, stando alla realtà dei fatti, fino ad oggi si è dimostrata inadeguata. Per questo motivo i pastori qui a Fonni oggi si sono incontrati, si sono dati appuntamento in comune e hanno restituito le loro schede elettorali al sindaco Daniela Falconi in segno di protesta. Siamo già sfiancati dalle nevicate che sono cadute quest'inverno. Non abbiamo più soldi, né mangime né niente. Non stanno arrivando i premi di nessun genere. Ci hanno detto di sì, false promesse, e non ci è arrivato niente. Alla regione vogliamo che ci paghino tutti i premi che ci devono dare per sostenere le aziende, se no siamo già falliti. Se manca l'allevatore, mancano le vacche, mancano le pecore, diventa terra bruciata. E quindi noi, è per questo che vogliamo, è perché noi stiamo tutelando l'ambiente, e lo devono capire i signori politici, che se manca l'allevatore è terra bruciata, soprattutto la montagna. Gli allevatori di bovini della Sardegna, anche a Fonni, hanno evidenziato le criticità del settore agrozootecnico, in particolare le problematiche dell'allevamento bovino, comuni anche al comparto ovicaprino. Tra queste il refresh, l'aggiornamento della banca dati del macro uso dei terreni agricoli, i danni da calamità naturali, gli aiuti e sostegno al reddito in agricoltura, imprenditoria giovanile, investimenti strutturali nelle aziende agricole, la filiera delle carni bovine e poi la riduzione degli inutili e gravosi formalismi burocratici, la movimentazione del bestiame e la tutela dell'allevamento da carne di tipo brado estensivo. L'amministrazione comunale di Fonni assolutamente appoggia la protesta degli allevatori, non solo di Fonni, ma anche, insomma, abbracciando le delegazioni che dagli altri paesi oggi sono confluite qua a Fonni. Una protesta particolarmente significativa, perché innanzitutto è pacifica, ma è una protesta fatta anche di proposte. Si sono impegnati a scrivere un documento nel quale evidenziano le criticità che attanagliano in questo momento il comparto, ma propongono appunto anche quelle che sono le immediate soluzioni affinché il comparto non muoia del tutto. Ci troviamo qua, tutti questi allevatori di questi 40 comuni, oggi a Fonni per questa protesta di consegnare tutte le tessere elettorali. Oggi in tutta la Sardegna una quarantina di comuni tra Nuoro, Ogliastra e parte della costiera hanno consegnato le schede elettorali per protesta, perché il mondo agricolo così non può più continuare, siamo proprio agli estremi. Ci sentiamo abbandonati dai nostri sindacati in primis e dalla regione. L'assessore parla, poi alla fine non guaglia niente. Noi vogliamo un incontro urgente con l'assessore all'agricoltura per quanto riguarda tutte le domande PAC e PSR. L'assessore alla sanità, perché deve spiegarci perché quest'anno non ha portato ancora i vaccini per la movimentazione dei nostri capi. E poi vogliamo il presidente come garante. Ci deve garantire che entro un breve termine qualcosa deve partire, altrimenti noi non abbiamo a votare. Continuiamo la protesta. Infatti ho fatto un appello a tutte le comunità di tutta la Sardegna di unirci a noi, di consegnare le tessere elettorali. Se magari in poco tempo dopo l'incontro non ci danno risposte concrete, siamo disposti anche a occupare i consigli comunali. Il fatto che sono un allevatore, che siamo disperati, queste sono tutte promesse che ci fanno, poi un bla bla, abbiamo un mucchio di cose, hai visto, hanno dato 13 euro alle pecore, alle mucche niente, c'è gente che non ha preso i premi unici dal 2015, non hanno preso niente. Ci stanno mandando i premi, perché non li fanno arrivare prima di morire le aziende, non quando sono morte. Hanno dato questo 70% in annate come questo, non abbiamo niente, non abbiamo fieno, non abbiamo mangime. Non c'è futuro per i nostri ragazzi, perché anche le persone che hanno chiesto il primo insediamento hanno già fatto il corso e non hanno ancora dato i soldi. Per quanto riguarda lo spopolamento, che dicono tutto il centro Sardegna si sta spopolando, con questo modo di fare dei politici che non ci vogliono aiutare, con questi vincoli del refresh, se abbandoniamo noi, se non ci danno i premi, l'allevatore non campa perché non è pagato il prodotto, bestiame viene a mancare, cosa succede? Viene abbandonato, si riempie di sterpaglie. C'è un documento scritto nel quale appunto evidenziano le criticità del momento. Si parla di refresh, si parla di vaccinazioni, di movimentazione bovina, ma soprattutto quello che potrebbe dare nell'immediato un po' di liquidità e di respiro all'azienda è appunto lo sblocco dei premi comunitari, che ormai da anni sono fermi, del tutto assenti. Perché qua nel bosco noi viviamo, le pecore e le mucche stanno bene anche nel bosco, perché a periodo c'è la ghiande, a periodi noi le tagliamo, le assidamos, tagliamo le foglie, e tutto comporta nel mantenimento del bestiame. E sotto al bosco sono boschi con piante alte,
con piante di grosso, di piante secolari. Noi in certi punti ariamo e facciamo tutto il necessario. E il bestiame campa lì come da un altro posto. È inutile che loro con le fotografie aeree ci fanno il bosco e ce lo mettono come tara. Quella non è una tara. In queste superfici ci servono per mantenere il bestiame. Voglio fare un altro appello perché sabato 3 febbraio alle 10.30 a Trammazza c'è un incontro per chi vuole partecipare. Tutte le persone del mondo agricolo, agricoltori, allevatori, pastori, tutti.